Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati qui su Bricknauts. Oggi vi parlo delle nuove scarpe Lego Adidas Ultra Boost che usciranno nel corso dell'anno con nuove colorazioni. 42. Continua la partnership fra Lego e Adidas e in questa nuova iterazione vediamo il riproporsi di un modello di scarpe già visto ad aprile, le Adidas Ultra Boost DNA, ma con un formato leggermente diverso. Infatti in aprile la versione rilasciata con il drop di Lego e Adidas sul sito Adidas era molto particolare perché, e molto interessante, aveva le classiche tre bande simbolo storico di Adidas create con una plastica trasparente e con una sorta di sacca di buco in cui inserire dei plate o dei tile fino a un massimo di 2x6, e questo ci permetteva in tutta tranquillità di personalizzarci le scarpe come meglio volevamo. Perché uso il passato? Perché ovviamente questo drop è finito, è andato in sold out in poche ore. Evidentemente anche in questo caso si trattava di una sorta di esperimento di Lego e Adidas per vedere qual era la reazione del mercato a questo tipo di prodotti. Evidentemente la reazione è stata molto positiva, dato che arriverà quindi un prossimo drop di queste scarpe, sempre il modello Ultra Boost DNA di Adidas, che verrà rilasciato nel corso del 2021, quindi ancora non sappiamo quando uscirà precisamente. Però queste nuove scarpe, a differenza del drop di aprile, hanno una differenza, ovvero non avranno le tre tasche all'interno delle tre bande del logo di Adidas, ma semplicemente saranno tre bande colorate con gli stud, dove effettivamente sarà possibile, supponiamo noi, attaccare dei mattoncini Lego, ma ovviamente altamente sconsigliato, visto che sono appunto nella parte delle scarpe che riceve la sollecitazione massima durante la camminata, per cui è chiaro che si perderanno tutti i pezzi poi attaccati. Questo nuovo drop prevede quattro colorazioni differenti. Abbiamo la bianca e blu, nera e gialla, nera e verde e bianca e rossa. E il costo al momento è quello di $200. Non sappiamo ancora la versione europea quanto costerà. Per il drop di aprile il costo era di €160, quindi ci aspettiamo comunque che sia in linea con quel costo lì. Questo è un modello diverso da quello che era uscito l'anno scorso in settembre, sempre con quel drop un po' particolare, no? del doversi prenotare e poi essere estratti a sorte, in quanto quelli lì erano delle sneakers sempre Adidas, ma il modello era lo ZX 8000. E anche di quel modello lì poi Lego ha fatto uscire successivamente durante quest'anno lo stesso modello, ma con colorazioni monocolore, diciamo monocromo, con i sei colori principali Lego. Per ricapitolare, quindi, durante il corso di quest'anno Lego e Adidas rilasceranno quattro nuove versioni di Ultra Boost DNA con quattro colorazioni diverse ad un costo di circa $200, senza però la possibilità di purtroppo personalizzare le tre bande Adidas sulle scarpe come accadeva nella versione di aprile. Se ti è piaciuta questa news, mi raccomando, un bel mi piace e attiva la campanellina sotto per non perdere le notifiche sulle prossime news dal mondo Lego. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!